Allergico alla polvere e non è una battuta, mi trovo di fronte a questo LP di Enrico Ruggeri, polvere per l'appunto e per l'appunto fatalità. Enrico Ruggeri è qui. Ciao Maurizio. So che ci hai raggiunto faticosamente ma felicemente sei approdato a Super Classifica Show. Sì, infatti. È un momento favorevole per te, Enrico Ruggeri, hai messo la testa a posto. In che senso? Parli cromaticamente? Cromaticamente, sei tornato al tuo colore naturale. Sì, sono tornato al mio colore, ma già da un annetto. Ma io sono tardivo nel recepire. Troppo schiarito, troppo vistoso, allora cerco di tornare un po' nella... Perché ho detto, o si è tinto la barba, perché ora ho notato che i capelli sono del colore della barba, quindi sì, è tornato un ragazzo normale, che non ha bisogno di illuminarsi la testa per farsi notare. È bravo, e grazie, e lo dimostra con questo LP. Polvere, ecco perché polvere, a parte l'allergia. Ma nella fattispecie polvere è il titolo del pezzo che si suol chiamare trainante e parla un po' di una certa confusione mentale un po' comune a molti della mia generazione, quindi la difficoltà ad affrontare determinati problemi, determinate situazioni. Ma perché siete confusi? Perché in fondo a me sembra, cos'è che c'è da capire? Ma secondo me... Forse non c'è da capire forse... niente. Forse è questo, che gli altri ci hanno già spiegato tutto e quindi non abbiamo voglia e possibilità di capire qualcosa. Siete stupiti di dover capire, quando invece infatti, è tutto chiaro forse. Sì, forse siamo anche senza modelli, senza più molti valori, allora siamo un po' una generazione sbandata, un po' abbandonata a se stessa. Forse. E la polvere così va negli occhi, infatti, vi confonde un po'. Certo, sono dei momenti, poi ci sono anche invece i momenti di chiarezza. Spero che questo sia uno di questi momenti, siamo chiari. Certo. Senti, i decibel fondati e affondati? Sì, era un capitolo della mia storia, io ho formato questo gruppo tante volte, si sono avvicendate quasi 20 persone a suonare nei decibel. Un'orchestra quasi, rischiava di diventare un'orchestra. E fino a che alla fine mi ero stancato di continuare a rinnovare la situazione tenendo sempre il vecchio nome. Allora ho detto, se dobbiamo rinnovare, chiudiamo. Rimanga Ruggeri e avanti gli altri. Infatti. Ecco perché qui, sempre leggendo gli LP vanno letti, lo ripeterò sempre, scopro che c'è un complesso che fra poco vedrete in Super Classifica Show anche, che si chiama Champagne Molotov, cos'è, un gruppo franco-russo? Sì, beh, è il nome del gruppo che avevo quando avevo 13-14 anni, no? Allora ho avuto un po' di nostalgia del periodo dei grossi entusiasmi, della voglia di suonare giusto per il gusto di farlo, e allora ho voluto un po' ricollegarmi idealmente, anche se non è più possibile in realtà, però creare un piccolo ponte col mio passato. Che era un passato elegante ed esplosivo, infatti. Champagne adesso si direbbe anche... spumante. Esatto. Molotov, cosa abbiamo, un equivalente di nitroglicerina, polvere, petardi facciamo. Tritolo è molto di moda. Tritolo, direi, facciamo spumante e tritolo. Esatto. E penso che andremo ad ascoltare... Polvere. Okay. Enrico Ruggeri sta per eseguire Polvere a Super Classifica Show. Enrico Ruggeri, tinta unita, milanese. Fiero di essere. Fiero, e gli occhiali, anche questi sei fiero di non cambiare. Questi forse è l'unica costante. Sì, ma infatti, ma io sono anche un po' abitudinario in certe cose, allora... Ma ci vedi anche senza? Sì, no, abbastanza, sì. Qualcosa ogni tanto. Comunque con tanto di occhiali, Enrico Ruggeri, Polvere. Spalancata, tela rovinata,
e la cornice tutta consumata. Polvere, troppi ricordi, è meglio esser sordi e forse già tardi per togliere la polvere dagli ingranaggi, dai volti dei saggi, coi pochi vantaggi che la mia condizione mi dà. A Super Classifica Show c'è Enrico Ruggeri. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. 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 Avete letto su Sorrisi?